C'è un giorno straordinario, ecco il documentario sulle meraviglie della Terra. Richard Deale e Peter Weber sono i registi di questo viaggio straordinario, narrato da Diego Abatantuono, che si svolge nel corso di una sola giornata e che segue il percorso del Sole, dalle montagne più alte, alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane. Un evento imperdibile che sarà al cinema solo il 22, 23 e 24 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Richard Deale e Peter Weber sono i registi di Earth, un giorno straordinario, fenomenale progetto prodotto dalla BBC Earth Films, pietra miliare dei documentari sulla natura. L'opera offre una visione spettacolare dei ritmi del giorno e della e di come un legame indissolubile col sole accomuni ogni specie. Per realizzarlo, i registi hanno impiegato circa 5 anni di riprese in 4K e in Dolby Atmos, ma il risultato è semplicemente sensazionale. Una giornata con le creature più belle della Terra. Il documentario è il sequel di Earth, la nostra Terra, uscito nel 2007, ed è un viaggio stupefacente che rivela l'eccezionale della natura. Nel corso di una sola giornata, seguiamo il percorso del Sole, dalle montagne più alte, alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane. Grazie ai sorprendenti progressi nella tecnologia delle riprese, i due registi ci faranno conoscere da vicino un cast di personaggi incredibili, un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attraversare un fiume. In piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un bradipo in cerca d'amore. Un viaggio narrato da Diego Abatantuono nella versione originale, il documentario è narrato dal grandissimo Robert Redford, mentre, in quella italiana, la voce è dell'esilarante Diego Abatantuono, che ci guiderà in questo percorso visivo senza precedenti con il suo umorismo, intimità, emozione, sottolineando tutti i passaggi di queste superlative riprese cinematografiche. Questa affascinante avventura sul grande schermo, adatta a tutta la famiglia, sarà nelle nostre sale solo il 22, 23 e 24 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Quale occasione miglior per festeggiare le meraviglie del nostro pianeta?